Buongiorno a tutti, qui è Stefano, questa è Pesca Zozzona. Oggi sono felicissimo. Felicissimo perché siamo ai laghi Le Magnolie, che a me piacciono tanto. Oggi siamo al Carpodromo. Il tempo è un po' incerto, sembra che debba piovere. Giustamente chi mi conosce mi ha detto a sé: ma questo tempo de merda, hanno appena buttato e trote pure grosse, te ne vai a carpe, ma vattene a trote, va? Se proprio devi pescare, che oggi non sarebbe manco una giornata di pescare. Però allora loro c'hanno ragione, però che ve devo dire, io ho voglia di piegare carpe, quindi prepariamo subito il nostro bel pappone, il nostro pasturone, mais, pellet. Posso fare lo splendido, per una volta lo faccio anch'io, bird food. Poi soft pellet, vaniglia con betaina, miele, aglio in polvere, semi di canapa. Le montature. Allora, peschiamo con due canne. Con entrambe le canne pescheremo con il pasturatore a method. Una volta che il nostro bel pappone si sarà compostato abbastanza. Si dice così? No, non si dice compostato. Però vabbè, sti cazzi. Allora, dicevamo, innestiamo queste boilers, le Hot Demon, particolarmente consigliate per l'inverno. Tutti dicono sono buone, saranno buone veramente? Andremo a confermare o smentire, anche se molti ne parlano bene, costano pure, devono funzionare. Belle speziate, si sente l'odore anche fuori dalla busta e fuori dal dip. Con l'altra canna invece, sempre col pasturatore a method, innescheremo il mais, così ci divertiamo un pochino, che mentre aspettiamo che di qua ci arrivi quella di taglia buona, si spera, nel frattempo giochiamo un po' con le carpine, con quest'altra, così non ci annoiamo. Teoricamente dovrei aspettare che si ammolla il pappone, il pasturone, in 5-10 minuti, però no, non ce la faccio, non c'ho voglia di aspettare. Quindi intanto comincio a pescare così col mais e mi diverto un pochino. Poi, una volta che è pronta la pastura, ah, mettiamo. Micio. Ok. Bene, il nostro pappone è pronto. Quindi cominciamo subito a montarlo sul method. Mettiamo lo stampino. Sì, Micio, devi aspettare. Attento che lì te fa male. Il proprietario del lago mi ha autorizzato a dargli un carassio se lo prendo. Che sì, c'è pure il pesce di disturbo, giustamente, per caso che mi mangia quella col mais. Ecco, un attimo solo, devi sapere aspettare. Allora, schiacciamo il pulsantino. Ecco qua il nostro bel method. Ecco la nostra bella Hot Demon. Senti come puzza, chiudiamo bene, che sennò il gatto posa la lecca, fosse mai. Ecco fatto. Diciamo che qui va più che bene. Mettiamo un tiro e vai. E qua intanto giochiamo col mais. Eccola. Ah. E vedete. Tanto per scaldarci un po'. Praticamente l'ho presa per il baffo. È una giornata un po' variegata, perché prima esce il sole, poi si annuvola, poi piove, poi riesce il sole. Che una giornata così variopinta, in realtà, dal punto di vista delle carpe, non è manco malaccio. Per il momento sto pescando solo con il mais. E vai. Che bella. Via, sempre senza ardione, vi scordate mai.
piccolina. Prima o poi mi farò uno stagno. Oh, finalmente l'abbiamo presa con la boilers. Ma aspettavo un po' te meglio, però. Ma che? Adesso mi dovete dire come cazzo ho fatto a bagnarsi una boilers, incredibile. Nonostante fosse una cazzettina. Vai bella. Proviamo a cambiare tipo di boilers. Andremo a provare con il Monster Club. Nel frattempo anche l'altra canna ho cambiato esca, ho tolto il mais e ho messo i piselli che mi ha dato un signore che sta più vicino a pescare, Mauro, che saluto se vede il video, che mi ha fatto un sacco di compagnia. Bene, mentre stavo cambiando la boilers, un altro po' mi si portavano via la canna, mi ha mangiato con i piselli. Vai. Mi stavano a raccontare al ragazzo, veramente gliela so portata in acqua la canna. Non so poi come l'hanno recuperata, ma non deve essere molto piacevole. Allora, se la andiamo, carezzine, piripiripi, e rilasciamo. Vai. Uno e due. Oh. E vai, sempre senza podde come al solito, perché noi di pesca a Sossona il podde ci fa cagare. Ecco qua. Piove come se non ci fosse un domani, guardate che roba. Ma noi ce ne fottiamo, siamo qui in mezzo alla pioggia, non c'ho nemmeno l'ombrello, ma sti gran cazzoni. Io devo pescare, cazzo in culo, devo pescare, pesca a Sossona. La cannetta con mais, piselli, quello che è, con la robetta, diciamo, non si è fermata praticamente un attimo. Ho fatto un sacco di carpe, dimensioni modeste, però tanto ci divertiamo. Ma noi vogliamo questa con la boilers. C'era una volta un pescatore che era andato a prendere le carpe al carpodromo e non piava un cazzo. C'è stava uno vicino a lui invece che c'aveva la nassa piena e stava sempre a tirar su. A un certo punto quello che non sa più niente gli si avvicina e dice: scusa, ma mi spieghi come cazzo fai? Qual è il tuo segreto? E lui ha detto: guarda, ti abbassi i pantaloni, dice, vedi, io pesco col pisello. E questo c'era la punta del pisello in acqua. Insomma, diciamo, vedi, questo mo ce provo pure io. E quindi sapevo, vedi che si abbassa i pantaloni, si avvicina, mette il pisello in acqua e rimane un po' così. Dopo un po', dopo 5 minuti, quello ti fa: guarda che t'ha magnato. E lui: falla fare. Bene, abbiamo deciso di dare una seconda possibilità alla Hot Demon e diciamo che questa ha ripagato appena adesso la nostra fiducia e ci giochiamo un pochino che mi voglio divertire. La Hot Demon colpisce. Vi voglio parlare di una cosa. Ci sono alcuni laghetti sportivi che rompono, allora, sono d'accordo, rompono il cazzo giustamente per il materassino della slamatura e questo lo posso capire. Sì, è giusto, serve il materassino e ve lo dico pure a voi, qualcosa per slamare e siamo d'accordo. Ma a me una volta m'hanno detto: no, guarda che questo non va bene. Sì, io sono consapevole che questo è solamente un canottino del cazzo, ma non mi puoi rompi i coglioni, perché io con quello, su quello ci ho slamato pure le carpe da 10 kg e non gli ho mai lasciato una ferita, mai una cosa, sempre trattate con cura. Quindi va bene il pretendere il rispetto del pesce, ma senza esagerare. Tra l'altro il tizio che mi disse sta cosa del materassino, attimo solo,
mi disse: guarda, però se vuoi te lo posso dare io quello giusto, e fin qui tutto a posto. E poi mi disse: però me devi dare 3 euro. A paraculo di merda. Ma in fondo so cazzi tua, sente, va bene il gommoncino mio, no? Sei te che vuoi quello super tecnico professionale. Oppure di che è tutta una scusa per chiedere un po' dei soldi in più. Chiaramente, ragazzi, non si dice il peccato ma non il peccatore, quindi non faremo il nome del laghetto come giusto che sia. E me la stavano quasi per portare in acqua. Se continuasse così distratto, prima o poi qualche carpa ci riesce a far male a sparire sta canna. Vabbè che è una cannascia di merda, però. Ci avete presente le cannette del cinese, sì? In realtà sono 2 pezzi di canne del cinese, 1 e 2, perché mi è successo tempo fa, quando la canna era ancora integra, che qualcuno me l'ha inculata, mi ha inculato mezza canna dal portabagagli, mi avevano aperto la macchina e fa va a breve. Allora, la canna originale era questa qua verde. Se sono inculati il primo pezzo col mulinello, che io dico, sì, vabbè, ma frega da canna, ma frega ma tutta, non me ne frega a mezza, perché con mezza che cazzo ci fai, dico io. È più il rodimento de culo, che per quanto sia, pure che era dei cinesi, cinesi, intanto ci si divertiamo. Vai! No, è rimasta impigliata, ecco, mi ha fatto la doccia, lo sapevo. Mentre vado a piamme qualcosa da mangiare, intanto vi faccio fare un bel giro panoramico del lago. Allora, mi ho detto, questo è il carpodromo, e vabbè. Che comunque lo vedete è molto pescoso. L'ideale quando volete provare una nuova esca o nuove pasture, io sempre così faccio: prima vengo qua al carpodromo, vedo se funziona, e poi ci vado al fiume o lago nel vostro caso. Io personalmente preferisco mettermi a pescare al Tevere, che sì, sarà pure un fiume di merda, sozzo, che ci sta di tutto, anzi dicono che ci sta pure la cocaina nel Tevere, e vabbè, sarà per questo che le carpe tirano così tanto, però regala veramente tante belle catture quel fiume, a prescindere da quanto sozzo sia. A parte che io sto appena fuori Roma, dove ci vado a pescare, quindi per il resto capito ogni tanto che vado a fare qualche sessione car fishing, se lo vogliamo chiamare car fishing, perché io non c'ho né il pod né il sonarello né tutte queste stronzate. Io pesco così alla sozzona, e se pesca sozzona, diciamo che tendo a usare il method quando vado al lago. Quando vado al fiume preferisco i sacchetti in PVA, perché così nel caso stucco rosico di meno. Comunque qui adesso invece ci hanno buttato le trote. Bel lago, pure grosse. Prossimo video verremo a farlo a trota. Allora, come sicuramente molti di voi sapranno, nella pesca method ci sono vari modi di presentare l'esca. O si può lasciarla libera, oppure la si mette nello stampino. Sinceramente, quando pesco con il mais, preferisco metterla nello stampino, perché non so, ho come la sensazione di riuscire, tanto controllare la canna, di riuscire a inculare meglio il pesce. Ovvero mi sembra come di ingannarlo meglio, però magari è solo una mia impressione. Certo, ovviamente per quanto riguarda le boilies, in quel caso è chiaro che bisogna lasciarla sciolta, a meno che non parliamo di micro boilies, ma non è questo il nostro caso. Voi di solito come preferite? Fatelo sapere nei commenti. Magnifica giornata, non dal punto di vista del tempo, ma dalla pescosità sicuramente, perché mi sono divertito come un bambino di 5 anni.
direi che le nostre hot demon hanno funzionato, hanno passato il collaudo e sono pronte adesso per essere usate da me al fiume. E giustamente dici, prima vai al carpodromo, perché metti caso che al carpodromo non fai niente, figurate se piavi qualcosa al fiume. Abbiamo testato le nostre hot demon, che nonostante abbiano perso il confronto con il mais, perché ormai sono fatto molto più catture rispetto alle boilers, però diciamo che la loro nomina di boilers invernali se la sono più che meritata. Ripariamoci un attimo. Ultimi 5 minuti. Bene, il nostro turno è bello che è finito. So tutto zuppo, ho preso una marea di acqua, ma pure una marea di carpe, e questo è l'importante. Ci siamo fracicati, ma ci siamo divertiti. Anzi, che la giornata ci ha permesso di pescare. Vi ricordo che questi sono i laghi Le Magnolie. Quindi, da Stefano è tutto. Pesca a Sozzona, a volte vi, a volte da pinderculo. Ciao a tutti, al prossimo.